Eccoci qua. Allora, ogni tanto mi viene in mente di fare qualcosa e sto mettendo in piedi ancora due casse GBL per un amico di Verona che giustamente è venuto l'altra volta per vedere qualcosa, probabilmente, e io invece ero preso con la nerina. Perché praticamente non è che io tutte le volte che mi assento faccio qualcosa lo dico. Capisco che dopo ci sono i vigilantes, no? Quelli che vanno su Facebook, su YouTube, quelli che hanno la cuffietta, che hanno praticamente il passamontagna, con scritto polizia, carabinieri sulle spalle, stanno lì con l'orecchio ad ascoltare, no? Perché ormai in Italia, tranne che fare quel lavoro lì, non fare un cazzo, farsi mantenere dagli altri, eccetera, eccetera, sono i lavori più gettonati in Italia, no? Perché guardare la gente andare in giro in macchina con i finestrini tirati giù e ascoltando, andando via pianino pianino, vestirsi alla mattina e spogliarsi alla sera, quelle sono le uniche due cose che fanno per prendersi 1500 euro al mese. E quelli che io chiamo gli statali, quelli i mantenuti alle spalle del cittadino, che loro sono indispensabili, no, quella gente lì. Idem con patate. Quella siepe lì è lunga 18 metri, una cooperativa qua di Sirmione, sono in quattro, sono dalle 7:30 e sono a mezzogiorno, due furgoni in quattro persone per tagliare praticamente 16 metri di siepe. Il mio amico giardiniere che viene qua, che mi taglia l'erba, che fa, ma ascolta un attimo, d'altra parte come fanno a chiedere 5, 6, 700 euro a un povero imbecille che li chiama a fare quei lavori lì, no? 30 euro all'ora, sono 120 euro all'ora di 4 persone, 3 per 4, 12, stanno lì 4-5 ore, più li mettono in conto lo smaltimento, una roba e l'altra, 5-6-700 euro per tagliare una siepe che un giardiniere normale che ha la partita IVA praticamente in 2 ore e mezza l'ha fatta da solo. E invece lì sono 4 ore e mezza che con soffiatori e decespugliatori, una roba e l'altra, che stanno rompendo il cazzo da stamattina. Poi per incarare la dose, 2 o 3 giorni fa con la Mariella siamo andati all'Eurospin a San Benedetto a Peschiera e ho detto, ma è la commessa alle casse ha detto facciamo il conto unico, ho detto no, ho detto fai i conti separati perché siamo in due, abbiamo una contabilità separata. Salta fuori l'altro imbecille che ha la seconda cassa, della serie Coca-Cola lavora con noi, di quelli che prendono lo stipendio per 700 euro. Ah, mi sembra. Ha detto delle parole come per dire cosa mi tocca sentire. Allora, se uno ha l'azienda, io ho qua a casa mia, Mariella abita a casa sua, facciamo due spese separate. È logico che ognuno paga la sua e quell'altro praticamente ha fatto come per sfottere, come per dire che cazzo mi tocca sentire. Quel tipo di gente lì, voi, cioè voi, non voi tutti, ma voi, quel tipo di gente lì rimarrete a fare i coco te, i coco cui, i deficienti, gli imbecilli a chiamata, sotto tutti, lavorerete solo facendo i concorsi pubblici, lavorerete solo a essere chiamati dalle agenzie interinali che vi chiamano quando c'è un buco libero, oppure della serie lavora con noi nei discount, rimarrete sempre lì perché siete talmente ignoranti che le cose non riuscite a capirle. E logicamente fate parte del mondo comunista perché i comunisti hanno estremo bisogno di porcheria di gente del genere. Ecco. Solo i comunisti hanno bisogno di letamai del genere, perché quando uno fa il commesso dentro un negozio, non dico che deve dare ragione al cliente per forza, ma se noi chiediamo due conti separati perché Mariella la sua spesa se la porta a casa sua e quell'altro ha detto non ho parole, di cosa mi tocca sentire, povero idiota, questi qui sono quelli della serie, lavora con noi, di quelli che aprono il giornalino, tipo Eurospin, eccetera, eccetera, in fondo c'è scritto lavora con noi, chiamaci. Ecco, quelli sono quelli. E
E da lì fino alla fine dei vostri tempi, fino a che diventate vecchi e rincoglioniti, non come me fortunatamente, quel lavoro lì farete e prenderete sempre 600-700 euro al mese e che vi vada anche bene che trovate lavoro, perché un datore di lavoro che ha partita IVA come me, un imbecille del genere, non lo assume neanche gratis, neanche a 0 euro, perché gli fa fare brutta figura con la clientela dopo. E infatti si è rivelato. Niente, allora per l'amico di Verona ho messo insieme queste due GBL, eccole qua, le mie classiche viti in acciaio, che stanno, non dico bene, però insomma perlomeno sono rapportate alla qualità del prodotto e non sono quelle viti nere come queste qua, che dopo praticamente, che dopo 2 mesi prendono la ruggine. E quelli non le voglio neanche, difatti non le uso mai. Ecco, l'altra cassa è questa qui, già montata, pronta da essere infilata con i Faston. E questa qui invece è in fase ancora di, la sto finendo adesso, ora ho detto mi prendo un attimo di libertà, essendo mezzogiorno, e quindi, oh, finalmente si vede che mi hanno sentito, va. Adesso tutto un tratto, in 5 minuti hanno finito la siepe. Dalle 7:30 di mattina fino a mezzogiorno, 4 ore e mezza in tre o quattro persone, è logico che tagliare una siepe di 15 metri di siepe gli costa 500-700 euro, uno stipendio intero gli costa per tagliare una merdata di siepe. Oltretutto sono 47 minuti con i soffiatori, porca madonna, porca miseria, 15 metri di marciapiede, 40 minuti di soffiatore in due, mi sembra, è logico che devono tirare a mezzogiorno. Adesso è mezzogiorno meno 2 minuti e adesso vanno a casa. Hanno finito. Già alle 10 di stamattina avevano finito praticamente di tagliare tutto, bastava solo che raccogliessero. Però hanno lasciato la roba in strada, in maniera che la gente che passa veda che stanno lavorando. E dopo 10 minuti prima di mezzogiorno, praticamente, ta 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 ta, hanno raccolto tutto. E insomma, d'altra parte è così che si fa col lavoro in Italia, se si vuole lavorare, no? Se si vuole avere le ore di lavoro. Niente. Ora, stamattina non è un discorso di incazzatura, è questione che sto facendo una reale discrimina di come stanno le cose in Italia. Ecco. Dunque, di conseguenza, praticamente il lavoro artigianale non c'è più. Perché in Italia il lavoro artigianale sta, non è che stia scomparendo, vogliono farlo scomparire per assumere tutte aziende, co-co-co, tutte cooperative sociali e questo avverrà anche nel mondo anche della musica, sia dal vivo sia. Perché tutti i cantanti hanno i conti di 2, 3, 4, 5 milioni di euro in Svizzera, però sono tutti comunisti. Hanno tutti quel grembiule fino in fondo alla Tenente Colombo, col berrettino praticamente in testa, quello lì praticamente che usano i minatori o che usano praticamente i scaricatori di porto per far vedere che sono comunisti, però che hanno il passaporto svizzero, il passaporto americano e 4-5 milioni di euro in Svizzera. Tutti i cantanti, soprattutto emiliani, tutti comunisti ovviamente, no? E voi giustamente andate a pagare 50-60 euro per ascoltare questa gente qua. E loro alla fine, alla sera, quando ci sono 200-300 mila persone o 50 mila, si sono messi in tasca i suoi 150-200 mila euro, mi mandano a fanculo. Ciao ragazzi, senza di voi, certo che senza di voi. Se non ci foste voi che mi date 2-3 milioni o 5 milioni di euro all'anno da mettere in Svizzera, logicamente io sarei un morto di fame, no? Però da comunista. Ecco, e dopo ci sarà il solito imbecille comunista che dire che ecco, nei tuoi video parli di. Ecco, tu invece di venire a vedere i miei video, vai da un'altra parte, vai a giocare a scopone al bar, così ti fumi una sigaretta e ti bevi un bel bianchetto o un bel rosso e non rompi i coglioni. Ora, se a te non ti va di vedere i miei video o di fare i commenti, non fai altro che andartene fuori dalle balle. Che io non campo di YouTube come fanno tanti, perché ormai la gente su YouTube, il 90%, devono far vedere che hanno la laurea, che hanno il diploma, che hanno conseguito il master, che hanno fatto qui, che hanno fatto là. L'importante è avere un pezzo di carta attaccato via sotto un vetrino di 20x30 alle spalle. Tutta la loro bravura si ferma lì.
poi vanno a fare. Cioè, siamo arrivati a un punto che lavorare così, in maniera sana e tutto quanto, non lo fa più nessuno. Fra un po' non lo faranno più neanche i cinesi, dunque bisognerà capire chi potrà fare queste robe qua fra un po'. Poi arriva uno che mi ha detto: ma guarda che io con 99 euro me le hanno spedite a casa con Amazon. Ah, indubbiamente, non ho dubbi. Qui con 99 euro non ti posso dare neanche questo woofer qua della JBL, dunque di conseguenza vedi tu. Buono. Ciao a tutti, e questo qui non è un video sfogo, ma è solo puntualizzare due o tre cosette che la gente ignora, perché praticamente la gente è talmente inoltrata, che non bada a queste sfumature di vita e del perché la gente non trova lavoro. Fatevi, girate oppure sedetevi su una panchina in mezzo a una via principale di Milano o di Roma o di Napoli. E guardate la gente che passa, entrate nei negozi e vedete la strafottenza che hanno i commessi, che penso di essere dei superman perché hanno trovato il posto a 700 euro al mese. Cioè io mi vergognerei, vado a fare lo spazzino piuttosto. Ecco, quindi di conseguenza la gente queste realtà purtroppo non riesce a vederle. Insomma, mi dispiace. Niente. L'amico là si è, ma mi metti il LED? Eh sì, ho detto, vabbè, intanto questo qui è già installato, tanto per cominciare, no? E questo qui verrà o con questo o con quella, che tanto non cambia nulla, una delle due piastre. E l'altro LED dopo metto su quell'altra cassa e la finisco, insomma, ecco. Così entro stasera anche l'amico di Verona, che lui sa che queste qua sono le sue, almeno si è visto il suo bel video, si è visto. Oltretutto il mio amico di Verona, per mantenere il suo status, lui intelligentemente fa anche un altro lavoro. Si tira sulle maniche, al contrario di Cocodè della serie Lavora con noi, che non ha voglia di fare un cazzo. Ecco, lui almeno, questa persona qua, siccome che è stato qui già una volta o due, ho imparato.